rispetto a quello, al significato che ha il premio. Avrebbe meritato qualcosa di più, un leone d'oro alla carriera, che non possiamo dargli perché lo è riservato ai registi e agli attori, quindi se no chi altro avrebbe giustamente potuto aspirare a un leone d'oro alla carriera. E questo premio in qualche modo è una compensazione per questo. E con un miracolo all'incontrario che mi è arrivato, vi vedo tutti giovani, belli e magri. È una cosa bellissima, un effetto speciale straordinario. Grazie al sindacato dei giornalisti cinematografici, grazie a Laura, al direttivo, che hanno voluto darmi questo premio che non merito, ma so che c'è tanto affetto. E una dedica a mia moglie e mia figlia. La mia moglie e mia che mi hanno sempre aiutato tanto in questo mio lavoro. Aiutato davvero, con sostanza, con verità, con forza, con energia. Vorrei dedicare questo premio, oltre che a loro, a due persone. Uno mi ha insegnato molto nell'arte del vedere, che è Federico Fellini. Mi ha regalato tre pensieri e li voglio riferire perché sono dei punti cardinali fondamentali per me. Il primo è l'unico vero realista e visionario, il secondo è la curiosità che mi fa svegliare la mattina, il terzo è un pochettino più semplice, ma recita: Vincenzo, ricordati sempre di non sbagliare mai il tempo di un addio o di un vaffanculo, che se lo sbagli di un solo